GCN Italia! Ale! Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show. Grazie a questi ragazzini che ci hanno salutato dalla partenza del Giro d'Italia. Infatti la squadra del mio paese, la Cotignolese, un saluto e un abbraccio. Lead Story, la sintesi della seconda settimana di Giro. È stata una settimana dove il Giro finalmente è partito, sono viste le prime salite, le prime battaglie, ma andiamo per ordine. Le prime due tappe sono state per velocisti, giusto? Sì, hanno portato a casa il successo De Mar, che si è sbloccato dopo mesi di digiuno, prima vittoria stagionale per lui, poi ha vinto Caleb Ewan con una volata delle sue. Caleb Ewan, vittoria, seconda vittoria Giro d'Italia. Abbiamo assistito anche al ritiro di Elia Viviani, che è andato a casa purtroppo a mani vuote, ma sicuramente si rifarà al Tour de France, quindi avrà un'altra grande occasione per vendicarsi, diciamo. Intanto De Mar è in maglia ciclamino perché Ackermann è caduto nella prima frazione, insomma, della settimana, del martedì scorso, quindi non ha fatto punti. De Mar in più ha fatto punti nei tre guardi volanti prima e quindi adesso in ciclamino se la giocheranno questa settimana. Poi il gioco ha iniziato a farsi duro e nella Cuneo Pinerolo abbiamo visto già le prime piccole schermaglie tra i big. Non, niente di particolare, però abbiamo assistito a una tappa molto spettacolare per via della fuga. Una fuga che è andata via, sì, una fuga molto numerosa che è andata via a inizio corsa e il finale è stato rocambolesco. Sì, una salita vera sul finale, la salita di Montoso, dove sono rimasti davanti i pochi corridori della fuga e a vincere alla fine è stato Cesare Benedetti, che è un corridore che a me piace tantissimo, abbiamo corso insieme da dilettanti. Un uomo squadra veramente incredibile. Sì, è stata una delle tappe che mi ha emozionato di più, almeno per il vincitore forse, perché sono molto legato a Cece e sono stato veramente contento della vittoria di uno che insomma è sempre in testa a gruppo a tirare per i suoi capitani e vederlo vincere insomma è stato proprio sì, tra liberatorio. Tra gli otto superstiti era il meno quotato, ma ha corso veramente in maniera molto intelligente, un pochettino la dinamica di corsa, diciamo, che gli ha messo un pochino la vittoria su un piatto quasi d'argento, sì. Però non si è fatto perdere, non ha perso l'occasione. Si è gestito bene in salite, è rientrato in discesa, è rientrato anche dopo lo strappettino di Pinerolo. Brambilla ha fatto l'errore un pochettino di lasciar tirare solo Capecchi, ha esitato quell'attimo di troppo e sì. Cesarino gli ha data secca. Arriviamo quindi alla prima grande battaglia di questo Giro 2019. La tappa di Cilesole Reale, Lago Serrù. Il primo arrivo in salita di prima categoria in quota oltre 2200 metri, quindi salita vera, e sono visti infatti le battaglie vere, gli uomini di classifica si sono mossi. Però c'è stata una marcatura stretta tra Nibali e Roglic. Roglic si è piantato a ruota di Nibali e non ha mai collaborato, diciamo, nel momento più caldo della tappa. E ne hanno approfittato corridori come Landa e Carapaz, che hanno guadagnato terreno nei loro confronti. Ne hanno approfittato tutti, anche Zaccarin e Mollema, che erano in fuga. Zaccarin è riuscito a vincere la tappa, Mollema a guadagnare un bel po' di minuti sui suoi diretti rivali per la top 10. Quindi insomma questo marcamento tra i due uomini, insomma faro della classifica generale, ha permesso a tutti gli altri che avevano perso una cronometro di riguadagnare terreno, insomma, quindi accorciando parecchio la classifica. Il giorno dopo, nella tappa con arrivo a Courmayeur, abbiamo visto un grandissimo attacco di Carapaz che è andato a guadagnare ulteriormente e a prendere la maglia rosa. Io volevo menzionare in questa tappa un lavoro egregio di un gregario come Damiano Caruso, che è stato fondamentale per Nibali. Se non ci fosse stato lui, sono sicuro che il vantaggio di Carapaz sarebbe dilagato letteralmente, ha tenuto sempre il ritmo molto alto, si è spremuto fino all'ultimo. Tra l'altro ricordo Damiano ha fatto secondo nella tappa di Pinerolo vinta da Benedetti, ha sfiorato il successo purtroppo, ma dal giorno dopo è tornato al servizio del suo capitano Nibali e sta facendo veramente un giro straordinario. Ha fatto un lavoro eccezionale, ha tirato tutta l'ultima salita, poi è rientrato in discesa, ha tirato un pezzo in pianura per andare a prendere l'arrivo, poi ha tirato ancora fino all'arrivo, quindi tre volte è riuscito a rientrare e tirare. Diciamo che però, secondo me, qui hanno sbagliato un pochino Nibali, fondamentalmente la squadra di Nibali, a far prendere la maglia a Carapaz, perché alla fine l'ha presa per soli 7 secondi. Se avessero tirato un pochino di più, giusto quei 7 secondi, avreste messo la maglia a Roglic, insomma, è diverso avere una squadra come la Movistar in maglia rosa che una squadra come la Jumbo. Il problema però cos'era? Che Nibali aspettava Roglic, voleva che Roglic si spremesse per ridurre il gap, Roglic però ha detto io mi difendo, poi a Verona ne metto uno per cantone, magari mi sto mettendo nella testa di Roglic, Diciamo che tutto questo
porta un grosso vantaggio per noi spettatori, perché si fa sempre più accesa, la classifica diventa sempre più corta e insomma diventa sempre più bello da vedere questo giro. Passiamo alla tappa con l'arrivo a Como, sì. Che abbiamo visto trionfare un altro grandissimo gregario, Dario Cataldo, veramente un uomo importante per i leader della classifica, in questo caso sta lavorando per Lopez, l'hanno fermato nella tappa di Pinerol, era in fuga, si poteva giocare il successo, ma è stato fermato dalla fuga per aiutare Lopez che stava guadagnando terreno e un po' di disappunto, sì, ovviamente, perché non è bello come se l'ha giocata. È un vero professionista, insomma, professionista è quello che fa il ciclista di lavoro e quando gli arriva un ordine dall'ammiraglia lui lo esegue perché quello è il suo lavoro. Ieri, è bello quando insomma, si riesce a vincere un corridore così come Cesare. Insomma. Sì, ma ieri fuga di oltre 200 km, lui e Cattaneo hanno guadagnato fino a un vantaggio di 16 sì, minuti, sì, mi sembra. D'altronde erano in due, con tutto nella prima parte della tappa piatta, quindi insomma si dava anche un po' dei pazzi a questi due, perché insomma sono due corridori veri, non è che sono due che vanno in fuga per far vedere la maglia, sono due che insomma vanno per cercare di vincere, un attacco lontanissimo, però alla fine hanno avuto ragione loro. Nel finale è esplosa la corsa, abbiamo visto gli attacchi di Yates, abbiamo visto veramente l'intensità di corsa crescere notevolmente. E poi c'è stato un episodio che potrebbe condizionare anche l'esito finale di questo giro. Roglic ha un problema meccanico, sì. Però non si ferma ad aspettare la miraglia, che comunque ha la seconda miraglia, non avrebbe tardato tantissimo, fa il cambio con la bici di Toloek. Sì. Però, anche se ci sono delle indiscrezioni che dicono che l'ammiraglia in quel momento si era fermata per una sosta fisiologica, quindi di fatto non c'era l'ammiraglia dietro. Cambiato bici con Toloek, va bene, giusto, perché alla fine aveva un compagno, l'ha sfruttato, però la bici di Toloek sembrava parecchio più piccola rispetto alla sua. La cosa che ci ha lasciati un po' perplessi, a me Alan, è il fatto che poi non abbia voluto riprendere la sua bicicletta. Il problema era che l'intensità di corsa era alta, si viaggiava comunque in fila indiana, la strada era molto stretta e diventava forse complicato ricambiare la bici un'altra volta, e così... Anche perché Movistar hanno fatto una cosa, insomma, un po' furba, senza farsi notare troppo. Hanno aperto il gas un pochino alla volta, sì. Senza dare troppo nell'occhio, ma anche intanto tenevano il gruppo in fila e dietro rientrare, o comunque diventava problematico. Sì, non hanno fatto una cosa evidente, sporca, che uno diceva, beh, questo è un attaccato con Roglic che cambia la bici. No, però insomma, attaccato, però intanto... Si è appena arrivati in Bassanesso, la fuga guadagnava... Quando ho avuto prima Roglic la fuga ha iniziato a perdere, quindi vuol dire che hanno aumentato una velocità un po' di crociera abbastanza, non proprio troppo comoda, diciamo. Comunque beh, se arriva al Civiglio, la salita che aspettavano tutti e sono visti anche dei fuochi d'artifici. Fiammata di Yates, poi vero primo attacco di Nibali, proprio che riesce lo a staccare squalo, di ruota Roglic. Lo squalo che morde, primo morso dello squalo ufficiale, discesa a rotta di collo, tra virgolette, diciamo. Riesce a fare un pochettino, un po' la differenza. Carapaz ha in difficoltà. Tanta gamba però riesce a rientrare in pianura, quindi vuol dire che ha tanta gamba per chiudere su Nibali e poi tirare fino all'arrivo e guadagnare secondi su Roglic. Intanto in discesa rientra anche Yates, il vantaggio della fuga di Cataldo e Cattaneo diminuisce vertiginosamente, però niente da fare, Cataldo va a vincere e Yates brucia gli altri inseguitori. Sì, Yates che sembra sempre più pimpante, insomma, magari non ha la gamba dei tempi migliori, però potrebbe anche rinvenire nell'ultima settimana. Ma la cosa un po' che è da sottolineare è lo svantaggio di Roglic, che è andato a perdere quanti secondi? Più di 40, ha preso 40-47 secondi, quindi insomma si allontana ancora di più e questa cosa obbliga Roglic adesso a stare più attento, non può più lasciare andare gli scalatori vogliono, deve stare in caro vicino. Primoz, devi darti da fare perché qua ti vogliono fare la festa. Ah, no, abbiamo parlato dei corridori di punte, insomma abbiamo parlato di quello che si vede in televisione nel Giro d'Italia, carino però far sapere anche a chi ci guarda cosa succede nelle dove retrovie. Non sono le telecamere, retrovie nel gruppetto. Io potrei scrivere un libro su quello che succede nei grandi giri nelle retrovie, tra i corridori che fanno fatica e che si devono salvare in questi tapponi davvero impegnativi. Andiamo a chiedere ai ragazzi della Bardiani come hanno vissuto queste ultime tappe veramente impegnative. Siamo qui con Maestri e Simeone, che sono due pesi massimi, tre pesi massimi, diciamo, del Giro d'Italia. Te quanto pesi, Mirko? 76. 78, 79. Vuol dire quindi nei tapponi fare parecchia fatica e subire molto, diciamo, il ritmo degli scalatori. Quindi voi siete tra quelli che si devono salvare. Com'è stata
questa seconda settimana di Giro d'Italia per quello che riguarda il salvarsi nei tapponi? Diciamo che abbiamo cominciato col tappone subito al lago Serrura, è stato il primo vero tappone micidiale. Sì, sì, è stato... Com'è stato quel giorno? Quanto tempo in gruppetto? Di... Ma 150 km spaccati di gruppetto in 20 corridori. Infatti parlavo con lui che l'attività Strava mi è venuta fuori con i corridori del gruppetto. Ho detto, cioè, neanche ho fatto, penso che ho fatto 40 km in gruppo circa, sì, fino al... Cos'è la prima salita? Il Col d'Elis? Il gruppo è esploso subito alla prima salita di giornata, siete rimasti quel gruppetto, quello degli velocisti, sì, uomini più pesanti. Ma cosa vi dite? In 20 girate in doppia fila in silenzio? Allora, o... all'inizio silenzio, perché all'inizio devi andare, devi comunque sia a tenere un ritmo, ma è un ritmo fatto bene, perché sai, poi cominci GPM, dimmi quando passano il GPM, cominci a fare i conti, due o tre conti. In discesa scendi come praticamente fosse l'ultima sempre. Esatto, no, diciamo questa cosa, che è importante fare le discese comunque impegnati. No, puoi fare il ritmo regolare in salita, però poi in discesa non puoi scherzare, perché devi sempre stare dentro il tempo massimo, quindi sì, non esatto, puoi esatto, rilassarti. Esatto. Sono le vallate che ci uccidono in gruppetto, perché le vallate tante volte recuperiamo rispetto al gruppo. Cioè, sì, essendo anche passisti, passisti veloci, facciamo andature che tante volte sono superiori a quelle del gruppo, un po' per l'angoscia di sto tempo massimo, un po' per la caratteristica, anche frustate, perché... frustate in gruppetto. Si vedono cose che in gruppo non si vedono, immagino, cioè doppie file enormi che in gruppo sì, 30 persone che sì, girano. Esatto, è stato venerdì, eravamo in 30 a girare, in 30-40 in doppia fila. Però poi vedi tutti quanti quelli che passano sono taglia nostra, l'XL, classico, esatto, amici, insomma, sai, mettono l'abito, cominciano. Si mette davanti uno che fa ritmo subito, in valle, guardi giù, sei 55-60, dici perfetto, cominci a girare in doppia, fai più fatica che fare una fuga quasi, cioè, certe volte, perché più forte fai la piana, più piano puoi andare su, diciamo, salita, no? Quindi, perché poi comunque sia gli scalatori in salita non fanno, diciamo, quella, diciamo, fatica nostra, quindi se noi facciamo salite forti, invece a fare 1, 2, 3, 4, alla seconda cominci già ad andare su più piano. Quindi conviene tenere sempre un ritmo regolare, che in salita non vai al, diciamo, limite, perché poi in piana, avendo più forza, ce la fai andare più forte. E capita di trovare quello che magari non vuole stare nel gruppetto, quello più massiccio con voi, lo vedete che prova a scattare per raggiungere il gruppetto avanti, e poi lo raccattate di nuovo per la strada. Parole. Sì, ecco, quelli sono i più belli, ma tante volte è perché hanno paura, no? Non si fidano dei conti. Sì, non si fidano, esatto, hanno paura di andare fuori tempo massimo. E allora, le salite le prendono, lì si urla dietro due o tre volte. C'è anche comunque c'è nervosismo nel gruppetto. Sì, sì, sì. Non è che... Angoscia. È angoscia. È angoscia proprio. Esatto. C'è l'angoscia. Perché anche se i tempi massimi li hanno amplificati, però... Io noto che non arriva il gruppetto con tutto questo margine proprio di dire sono arrivati proprio dentro tranquilli, c'è sempre, non c'è tantissimo, ho notato. Però quest'anno siamo abbastanza bravi. Sì, quest'anno siamo arrivati al limite, sono abbastanza bravi. Ma al limite... Sì, sì. E se i nostri spettatori sono interessati a quello che è il gruppetto, in futuro potremo fare delle puntate specifiche sulle dinamiche di gruppetto, tecniche di come sopravvivere. Anche perché ci sono stato spesso, nei pochi anni, in gruppetto, cioè, che in gruppo. Guarda, una vita nel gruppetto. Questo non è mai più divertente nel gruppetto che i primi, ormai è scontato. I primi fanno una vita, cioè, sempre là, il botte, il stress. Invece noi arriviamo con l'angoscia, cioè, proviamo, finché non vedi l'ultima curva ai 150 metri che il tempo, sei là. Sono due stili di vita completamente differenti, però. Sì, perché poi anche lì dietro, in ammiraglia, uno chiede, ma abbiamo quanto? 10, tranquillo. Un altro, 22, come 22. Cioè, poi senti, tipo, cioè, appunto, parli con quello della moto e fai, ascolta, ma quando passano ai chi, non so, 35, 40 dell'arrivo, dimmi, no? E sto qua magari ti dice che sono passati 35, magari 40, anche là, poi sai, comincia la... Dal nulla cominci a girare 40 a 60 perché la gente non ci capisce tutto, non gli strappi, hai capito? Quindi certe volte hai finito di testa proprio perché... Sì, sì, ecco, arrivi finito di testa dopo un freddo, sei finito di gambe ma anche di testa, dici, anche oggi la pellaccia, guardate a casa. Io ho fatto 7 grandi giri, quindi anch'io qualche gruppetto arrivando con l'ansia. Perché te 78 kg? No? Io 77 kg, peso massimo anch'io, quindi ero 82, potete immaginare, giorno 82.
Prossime tappe. Oggi si sta correndo la Lovere Ponte di Legno, una tappa che è stata cambiata nel percorso. Siamo passati dai 5.700 metri di dislivello previsti ai 4.800, una tappa sempre dura. Sì, purtroppo sul Gave ci sono 12 metri di neve, non si può passare, anche le condizioni meteo sono pessime. Purtroppo si fa la salita di Cevo sopra Edolo, la Prica per andare in Valtellina, poi comunque rimane il Mortirolo da Mazzo durissimo che deciderà la corsa. Il giorno dopo tappa non da 5 stellette, ma che potrebbe provocare qualche piccolo sconvolgimento in classifica, anche perché le gambe iniziano a fare male ormai da giorni. È la Commestadura Anterselva, sì, giusto? Non è durissima, però l'arrivo in salita, quindi può sempre succedere qualcosa. Poi ultima occasione per i velocisti, una tappa che sarà quasi tutta in discesa. Se arriverà a Santa Maria di Sala, lì si deciderà probabilmente chi vincerà la maglia ciclamino. Grande sfida Ackermann De Mar, vedremo come andrà a finire. Poi il tappone, insomma, che adesso è diventato effettivamente la tappa più dura del giro, probabilmente quella che ricalca il percorso della Gran Fondo Castelli con Cimacampo, Passorolle, Mangen, che è diventata una nuova Cima Coppi, che finale è sul Croce Down. Finale sul Croce Down, insomma, lì. Anche lì il meteo potrebbe essere decisivo, sì. Perché sì. In caso di pioggia e freddo, quando arrivi a certe altitudini e comunque inizi a incamerare salite su salite su salite, diciamo che le differenze potrebbero ampliarsi, sì, tra i big. Sicuramente è l'ultima occasione per gli scalatori per mettere più secondi possibili tra loro e gente come Roglic, che avrà a disposizione l'ultima tappa, la resa dei conti finale, il cronometro di Verona, dove insomma lì sarà, sì, sarà il vincitore del Giro d'Italia, chissà chi sarà. Noi saremo presenti a Verona. Noi ci saremo, saremo a festeggiare con i corridori. Così vedremo il finale, finalmente. Esatto, il finale di Verona. Il sollievo dopo l'ultimo sforzo, ci saremo anche noi. Race News. Elisa Longo Borghini ha vinto una tappa e la classifica generale della Emakumeen Bira, una corsa tappe World Tour spagnola. Matthew Van Der Poel invece ha vinto la sua prima prova di Coppa del Mondo di cross country a Novo Mesto, quindi è entrato nella storia, l'unico nella stessa stagione a vincere mondiale di ciclocross, poi le svariate prove di Coppa del Mondo, prova World Tour, Amstel Gold Race su strada e una prova di Coppa del Mondo di cross country. Dove andremo a finire con questo fenomeno? Non lo sappiamo neanche noi. GCN Italia Tech, abbiamo una donna che ti scrive, Giorgio. Stia, leggiamo. Giorgio ne risponde. Michela Carraro, ciao grandissimi, grazie. I vostri video li guardo sempre con piacere. Giorgio, aiutaci tu. Giorgio, come ci si allena a fare le salite se abiti in pianura e oltre cavalcavia non trovi? Come si allena? Ah, Michele, ci si allena con quello che si può, insomma, bisogna cercare di aumentare la potenza alla soglia e la forza, quindi ci si può allenare anche in pianura, quindi facendo le ripetute prossime alla soglia, leggermente oltre, più brevi, magari intervallate, e allo stesso tempo bisogna cercare di non aumentare di peso, se possibile anche perderlo. Queste due cose fanno aumentare il rapporto peso-potenza e fanno sì che si migliori in salita. Michela, ci vuole tanta forza mentale, però ci si può riuscire. Fare, ci vuole tanta grinta. Si può allenare anche indoor sui ciclomulini di nuova generazione, che aiutano le salite, insomma, si può fare. Mi raccomando, continuate a scriverci con l'hashtag Giorgio Risponde e ogni settimana risponderemo a una delle vostre domande. I tuoi commenti, come ogni settimana, che si rispetti, andiamo a selezionare alcuni vostri commenti. Li abbiamo selezionati grazie a Teddy Merckx. Ci ha aiutato, vero? Ci ha aiutato a guardare i commenti più interessanti, diciamo, ma cado dalla sedia. Allora, Black Bug, ragazzi, io non mi perdo un vostro video, ma dopo Giorgio Risponde, io voglio attivare il nuovo hashtag Alan Risponde, quindi per le robe più frivole mettono Alan Risponde adesso, se volete, vabbè. Ma durante il giro vedo che nel gruppo, almeno nella prima parte, sei in pieno ripro, parlano tra loro, anche se non fanno parte della stessa squadra, ma di cosa parlano? E tu, Alan, con chi parlavi durante le tappe e di cosa parlavi? Allora, diciamo che nelle tappe in pianura, quelle facili, si cerca di trovare un modo di sfogarsi, sì, quindi farsi passare la noia anche, sì, dalla tappa. Sì, ha bisogno di ridere, quindi in mezzo al gruppo non si fa tanta fatica quando si, esatto, va, quando si è in pianura. Però al grande giro di cosa parli? Parli tante volte di cose dinamiche che sono successe in corsa, magari quello rompiscatole che ti fa sempre l'entrata, sì, sì, da, sì, bandito, quello che
non so, ha fatto uno scatto del morto, la fagianata. Io scambiavo i panini invece. Scambi panini? Si possono scambiare anche panini, panini e barrette. Cioè, questo... quando sei stufo di mangiare sempre le stesse barrette della tua squadra, le scambi con quelle di un'altra questo squadra, così provi un altro gusto. Questo è buonissimo, dovresti provarlo, fammi provare, la cambi. Ma poi parli anche di donne, ovviamente, può succedere, perché cioè, dopo tre settimane inizia a mancare anche un po' quella cosa lì, quindi... Si fa comunque tanta ironia, sì. C'è bisogno di ridere. Io parlavo un po' con tutti, avevo un ottimo rapporto con buona parte del gruppo e quindi me la passavo bene nelle tappe noiose, diciamo. Poi abbiamo Gun. Allora, ormai ogni giorno aspetto con ansia il rientro al lavoro per guardare il vostro video. Grandi Alan e Giorgione, ma un po' di gnocca in studio, mai. Ma abbiamo Teddy Merckx, vuoi anche la gnocca? Uguale. Vabbè, adesso in futuro vedremo. Vediamo. Cioè, aspettiamo di crescere, no? Sì. Poi se troveremo una chissà mai che no, presenza femminile ex atleta, ovviamente ex ciclista professionista, chissà, magari potrebbe partecipare con noi al GC in Italia. Allora, Luca Martini, siete due grandi, organizzate una Coppa Cobra. Io faccio con questo quello che tempo, tra l'altro, ci starebbe a fare una Coppa Cobra. Io guido il camion scopa dietro. Il... Però chissà, sarebbe bello, interessante fare una specie di Coppa Cobra GC in Italia. Chi lo sa? Tutto può succedere. Daniele Pesciolino, vorrei fare una domanda ad Alan. Ridaglie. Un ex pro fresco come lui. Come riesce a gestire lo stacco da anni di tensioni, gare, allenamenti e una vita normale? Guarda, non vedevi l'ora. L'ultimo anno ho tribolato molto, quindi avevo bisogno di smettere di correre, ero arrivato, avevo fatto il mio percorso ed era giusto smettere. Però una cosa importante che dico spesso anche ai miei ex colleghi, quando smetti è importante continuare ad andare in bici o comunque continuare a fare attività fisica. Non è necessario andare in bici per forza, perché la testa ha bisogno delle endorfine, sì, che ti regala proprio lo sforzo fisico. Quello che tu, non ho Giorgio... fatto io, sono andato anche un po' in depressione quando ho finito la carriera. A parte che mettevo 3 kg a settimana, quindi insomma, non era il massimo. No, però mentalmente c'è un calo. Mentalmente sì, perché ti manca proprio le endorfine, come hai detto tu. Quindi. Io ho staccato massimo 2 settimane. Dopo l'ultima gara 2 settimane non ho fatto nulla, però ogni 2-3 giorni qualcosina, che sia 2 ore in bici, io posso sapere di poco perché non sono molto portato, però... La sudata, l'attività fisica è importante, sì, quindi mi sono gestito in questo modo qui. Poi continuando con questo lavoro, con Giorgione, siamo impegnati spesso, quindi diciamo che... Ogni tanto si pedala, dai. Sì, si pedala. Non mi manca comunque il ciclismo professionistico. Oh, pedaliamo sul serio, è che... Sì. Così. Comunque, i commenti sono finiti, mi raccomando, continuate come sempre a farci domande, a dire la vostra e noi... Selezioneremo sempre con Teddy Merckx i nostri commenti. Sondaggio della settimana. Allora, questa settimana voglio lanciare un sondaggio, un pronostico praticamente. Pronostico, sì. Secondo voi chi vincerà questo Giro d'Italia? 3 opzioni. Roglic, Nibali o Carapaz, oppure altri. La quarta opzione, altri. L'outsider, non so, Yates che magari si inventa una settimana da paura, chi lo sa. Hollanda che scappa con Carapaz che lo copre. Chi lo sa, insomma. Altri. È veramente aperto. Votate! Caption Challenge, la sfida ciclonica delle didascalie. Ricordiamo, la settimana scorsa abbiamo messo la foto di Rocas in mezzo alla tempesta, al nubifragio. A vincere è Marco Di Santo, quando la cronometro diventa una prova contro il tempo nel vero senso della parola, proprio contro il meteo. Bravo Marco, borraccia, vai. È tua. Allora, invece, questa settimana proponiamo una foto video. Proviamo un video dove c'è Belletti, vediamo, in difficoltà nell'afferrare la borraccia al volo. Fa fatica a prendere la borraccia. Era il giorno di riposo e c'era un po' questo rilassamento, diciamo, e non so cosa possiamo dire, quando sei alla seconda parte di giro i riflessi iniziano. Vedi doppio, quindi vabbè, ci perdonare Manuel per questo piccolo video che abbiamo usato per fare la Caption Challenge e via con la sfida. Siamo alle conclusioni, ahimè, la puntata è già finita, oddio già, è stata una puntata anche piuttosto lunghetta. Speriamo che sia stata però interessante, dai, abbiamo parlato di tante cose. Mi raccomando, se volete vedere un altro video, cliccate qui a destra, date un occhio allo shopping online come sempre a sinistra, se non vi siete ancora iscritti stavolta cliccate su di me, su Giorgione, un bel like, condividete, arrivederci alla prossima puntata. Ciao.